Jack Tessaro con il suo circo delle nuvole ed ovviamente l'immancabile lavagna luminosa mercoledì mattina ha incantato i bambini delle scuole primarie aretine al Teatro Mecenate. L'artista è stato infatti tra gli ospiti del Festival dello Spettatore che ha preso avvio con un doppio appuntamento proprio mercoledì ad Arezzo e a Firenze. I bambini sono fantastici se noi riusciamo a coinvolgerli naturalmente, se riusciamo a farli sentire la differenza fra il teatro e il cinema e altre cose è che il coinvolgimento è reale, è una cosa che viene a tu per tu, vis a vis come si dice, e poi naturalmente le cose si vivono insieme, per cui le emozioni mie sono trasportate e viceversa, è una catena. Per i giovanissimi spettatori è stata dunque un'occasione preziosa per vedere al lavoro questo artista, ideatore del teatro disegnato, in cui sfruttando le doti della lavagna luminosa con una tecnica originalissima dà vita a narrazioni tratte dai suoi testi. In realtà molti anni fa, quando facevo dei laboratori, mi rendevo perfettamente conto che i bambini ascoltavano quello che dicevo, ma quando io cominciavo a disegnare erano assolutamente rapiti. E per cui ho capito che diventava potentissima questo strumento del poter disegnare e poter trasmettere cose, trasmettere messaggi, idee, ma anche narrazioni attraverso il disegno. E questa è stata la cosa che mi ha convinto.